Una giornata di mare che si è trasformata in un incubo. Tragedia questa mattina nelle acque antistanti la spiaggia dei Fiori a Gimarra di Fano. Davide Zandri, 44enne residente dal 2005 a Calcinelli di Colli al Metauro, è morto mentre faceva il bagno con due dei suoi tre figli. Il più piccolo, Fabio, di 8 anni, è stato ritrovato nel pomeriggio tra gli scogli, senza vita, dopo ore di ricerche continue con mezzi navali e aerei. Suo fratello Luca, di 13 anni, è stato invece salvato e trasportato dal 118 al pronto soccorso dell'ospedale Santa Croce, dove è arrivato in codice rosso ma cosciente. Da lì è stato subito trasferito al Salesi di Ancona. Sotto shock la mamma Stefania Carpignoli, che ha seguito le ricerche coordinate dalla sala operativa della Capitaneria di Porto di Ancona. Erano le 7.30, ci ha raccontato Enzo Maggi, presidente di Mare Dentro, quando Massimo, il bagnino della spiaggia dei Fiori, mi ha chiamato per un'emergenza. Insieme a lui e ad Eric sono entrato in acqua e abbiamo raggiunto le scogliere poste verso Pesaro. Dopo una ventina di metri li abbiamo intercettati. Eric ha recuperato l'uomo, ha precisato, mentre io, il 13enne, che ho subito ventilato in acqua, poi lo abbiamo portato in una zona in cui era possibile fare una prima rianimazione e per fortuna lentamente si è ripreso. Il papà invece, nonostante le pratiche di rianimazione, non ce l'ha fatta. Dopo la sua testimonianza, Maggi ha lanciato un appello. Purtroppo, come sempre, come ripeto da anni, come ripetiamo tutti i soccorritori da anni, in queste condizioni di mare non bisogna fare il bagno perché è pericoloso. O avete realmente delle capacità acquatiche elevate o utilizzate i giubbotti salvagente, ma non si può andare in mare alle 7:30 del mattino e lasciarci la vita, perché comunque uno viene al mare per fare le vacanze, il turista, chiunque venga al mare e utilizzi gli spazi acquatici deve rispettare le proprie capacità e le condizioni del mare o del fiume o del lago, per non mettersi in pericolo loro stessi e non mettere in pericolo noi soccorritori che andiamo a dargli una mano. Oggi, infatti, sul litorale fanese sventolava la bandiera rossa che segnala una balneazione pericolosa. Sul posto, oltre ai sanitari, anche gli uomini della Guardia Costiera di Fano e Pesaro, i nuclei sub dei Vigili del Fuoco, la Polizia Locale di Fano, l'Eli Ambulanza e il Sindaco Massimo Seri. Domani, durante la solennità del Santo Patrono San Paterniano, il Vescovo Armando Trasarti ricorderà nella Santa Messa delle ore 11 tutta la famiglia.